Ciao clan, bentornati sul canale del Clan del Vichingo. Oggi continueremo la numerologia norrena e dopo aver visto il numero 2, oggi andremo a vedere giustamente il numero 3. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi. Che torre ti becchi in pieno. Ci sono le moto. Vi invito ad iscrivervi qua sotto, ovviamente al canale, altrimenti a cosa vi dovete iscrivere, di commentare, condividere, invitare guerrieri, perché più siamo meglio è. Come sempre vi ricordo che tutte le informazioni che prendo le prendo da I Miti Nordici, che vi lascio qua sotto il link con un pochino di sconto se lo volete acquistare, e ve lo consiglio. Ma bando alle ciance, iniziamo immediatamente. Il numero 3, questo numero che continua a ritornare in ogni carme, in ogni leggenda, in ogni spiegazione, troviamo sempre il numero 3. Ebbene, cosa significava il numero 3 per il popolo norreno? Il numero 3 era semplicemente, tra virgolette, il completamento dello spazio e del tempo. Cielo, terra, inferi. Passatemi il termine inferi, è nel tempo passato, presente e futuro. Questa cosa ve l'avevo già accennata sul video dell'Elmo del Terrore, che se non avete visto vi consiglio di andarmelo a recuperare, ve lo lascio qua in alto nelle schede. L'ordine cosmico stesso è raffigurato dal numero 3. L'albero Yggdrasil ha 3 radici profondissime che vanno in 3 differenti fonti e ovviamente, come sappiamo benissimo, qui dimorano le 3 norne che si devono prendere cura di queste radici per non far appassire appunto l'albero stesso. Ma non è l'unico esempio che troviamo nella mitologia riguardo al numero 3, ne abbiamo trovati molte volte, ma vi faccio un esempio. Fenrir, il lupo Fenrir, è il figlio, è uno dei 3 figli che Loki ha avuto con Angraboda. Fenrir, Hel e il serpente, ovviamente. In questo caso il 3 rappresenta la maniera più assoluta, la maniera più completa del caos e dell'oscurità. E non per niente si racconta anche che per incatenare Fenrir ci furono ben 3 tentativi. Se non sapete di cosa sto parlando, vi metto in alto la scheda dove parlavo di Fenrir, così vi potete recuperare tutto quanto. Si diceva anche che ogni atto e ogni rito deve essere ripetuto per 3 volte affinché diventi efficace e che funzioni. Caro clan, io spero che questi piccolissimi video, così di scoperta, di diciamo approfondimento in maniera tranquilla e generale, vi piacciono. Se vi piacciono, invitate gente, invitate. Vorrei arrivare a 5.000 alla fine dell'anno. Ci riusciremo? Solo il tempo potrà dirlo. E dato che lo ripeto sempre, lo devo ripetere una terza volta a questo punto, invitate, così l'atto e il rito è completo e magari funzionerà. Dal clan del Viking è tutto, ci vediamo lunedì per continuare questa serie riguardo la numerologia norrena. Intanto vi invito anche su Instagram e sul canale Telegram se volete partecipare. Dal clan del Viking è tutto, a presto, guerrieri!